Dai ritmi brasiliani del leggendario cantautore e chitarrista di Bahia Caetano Veloso, fino all'Etoile des Deux Mondes, il ballerino Roberto Bolle. Questi saranno alcuni dei nomi che insieme a Francesco De Gregori, Stivacet e Nicola Piovani spiccano nel programma del Festival Musart che animerà l'estate fiorentina. Giunto alla quarta edizione, si svolgerà dal 13 al 24 luglio in piazza della Santissima Annunziata, con una programmazione che spazia tra diverse discipline artistiche, come raccontato da Claudio Bertini dell'associazione Musart, che produce il festival in coorganizzazione con l'Istituto degli Innocenti. È un'edizione importante questa perché riprende come dimensioni, come numero di spettacoli quella dell'anno scorso che era già in crescita rispetto alla prima e alla seconda. Ci sembra un cartellone comunque all'altezza di questa breve tradizione, ma che insomma si è già consolidata, cioè un cartellone che sia al tempo stesso di spettacoli un po' eccezionali, ma anche di spettacoli rispettosi di questo ambiente straordinario della piazza Santissima Annunziata. Si parla di musica un po' di tutti i generi e quindi, come l'anno scorso, ci sarà la presenza sia dell'Orchestra della Toscana sia dell'Orchestra del Maggio, ma ci sarà la presenza di un concerto. L'anno scorso è stato Chicco Re, quest'anno c'è la Reunion del Periceo, di un concerto quindi vicino, molto vicino al jazz. Ci sarà la danza con Roberto Bolle, quindi è un programma un po' diverso da quello, non è un festival pop. La cornice del Festival Musart sarà la piazza della Santissima Annunziata e l'Ospedale degli Innocenti, che quest'anno festeggia i 600 anni dalla nascita, avvenuta nel 1419. Questo è il quarto anno che l'Istituto degli Innocenti collabora attivamente con l'organizzazione. Siamo veramente felici di poterlo fare anche quest'anno, anche perché questa è un'opportunità che viene data non solo all'Istituto degli Innocenti, perché abbiamo la possibilità appunto di aprire le nostre porte ai fiorentini e non solo ai fiorentini, ma abbiamo anche la possibilità di poter valorizzare una delle più belle piazze di Firenze, che racchiude e racconta una storia particolare anche di Firenze. È la piazza della carità, è la piazza dell'accoglienza. Prima dei concerti si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a Piazza della Santissima Annunziata. Il festival si concluderà mercoledì 24 luglio con il concerto all'alba del pianista Danilo Rea nel cortile degli uomini dell'Istituto degli Innocenti.